Benito Amodeo, direttore generale Serafe Leggio di Cefalù. Come nasce l'idea di questo master di formazione qui al Serafe Leggio? Dalla fortissima attenzione che il San Raffaele di Milano e quindi San Raffaele di Cefalù ha sempre avuto verso la formazione del personale e la loro evoluzione, perché soltanto da questo può dipendere una reale qualità e un reale valore dell'assistenza al cittadino. Professore Antonio Emilio Scala, prorettore dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, un bilancio finale di questo master? Il bilancio io credo che sia assolutamente positivo. Noi avevamo già visto durante il progredire dell'attività formativa che le cose stavano procedendo in modo estremamente soddisfacente. Devo dire che, avendo sentito questi lavori che oggi sono stati presentati, sono ancora più contento, perché effettivamente sono stati lavori di grande qualità e anche alcuni estremamente innovativi e propositivi. Professor Antonio Secchi, coordinatore del corso, facciamo un bilancio di questo master di formazione. Credo che abbia raggiunto perfettamente gli obiettivi che ci eravamo posti, di formare del personale adeguato al ruolo di coordinamento, la fortuna di essere capitati su degli allievi veramente di livello. La motivazione professionale delle proprie collaboratrici o collaboratori, la formazione.